Salve a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, il video di oggi sarà un altro haul in collaborazione con Zaful, che è appunto uno di quei siti cinesi, possiamo dire, in linea con Shein e Romwe. Credo che Zaful sia il sito migliore tra quelli cinesi, quindi anche rispetto a Shein e Romwe. Infatti, non so se avete notato, ma non faccio più collaborazioni con gli altri due, mentre Zaful mi piace sempre sia per la qualità dei prodotti, sia per i tempi di spedizione che proprio la scelta dello stile che hanno. E direi di iniziare subito e niente, sarà un try on haul, quindi vedrete i vestiti indossati dalla sottoscritta e niente. Allora, ogni prodotto vi arriva in una bustina con scritto Zaful, di quelle che si aprono così. E il primo acquisto è questo top senza spalline. Molto carino, di quelli elastici, bordeaux marrone. In realtà la consistenza è un po' strana, nel senso che me l'aspettavo tipo in cotone, in realtà non so che cosa sia, sembra un po' cartapesta, ma mi piace un sacco perché è super semplice, come al solito, però ci sta un sacco d'estate quando fa caldo, non si ha voglia di mettere cose pesanti, ovviamente, siccome estate. La seconda maglietta l'ho presa e l'ho scelta per la scritta. In realtà sul sito sembrava un rosa più chiaro, tipo più cipria. In realtà è tipo un rosa acceso, però carino lo stesso. E c'è scritto Send me dog pics. Cioè, che cosa carina. Se amo i cani e quindi non potevo non prendere questa maglietta. Oltretutto, una cosa che ho notato rispetto alla scorsa collaborazione che ho fatto con Zaful, che è stata a febbraio dell'anno scorso. Adesso mettono i cartellini con scritto Zaful, la taglia, il materiale con cui è stato fatto, quindi insomma c'è stato anche, diciamo, un miglioramento sotto questo punto di vista. Niente, è molto carina, ha le spalline sottilissime, quindi da mettere con un reggiseno a fascia, e bellina. E ho preso una S di tutto. Poi l'altra maglietta che ho preso, sempre in stile arricciata, allora vista così non si capirà, ma poi la vedrete indossata, è questo toppettino lilla. E praticamente le spalline le devi annodare tu con un fiocchetto ed è molto carina, però sono un po' indecisa perché sinceramente mi piace talmente tanto avere le spalle scoperte che sto pensando di tagliare questi nastri per appunto indossarla come un semplice top senza spalline. Però il colore mi piace un sacco e non ho nulla di questa tonalità e quindi, boh, nel senso, era molto carina. Poi ho deciso di prendere un capo d'abbigliamento che non avrei mai preso in un negozio, comunque qualcosa al di fuori del mio stile usuale, se così vogliamo dire, ed è questo vestito. E tutto, ragazze, ho visto che Nadia Tempest ha fatto anche lei la collaborazione con Zaful, ha caricato il video tipo l'altro giorno e ha preso anche lei questo vestito, vabbè. Quindi magari alcune di voi l'hanno già visto. Ed è questo vestito off the shoulder, che va giù lungo fino ai piedi, alle caviglie. E qui è tipo aperto, ovviamente lo starete vedendo indossato. È carino, è molto carino. Anche questo, anche qui il colore sul sito sembrava un pochino più chiaro, il rosa. Però non è per niente male, anche il materiale tutto. Questo ha un odore un po' strano rispetto alle altre cose, però non c'è nulla che puzzi o che tipo, no. Questo ha un odore un po' strano, ma lo devo lavare naturalmente, quindi. Molto carino con la trama floreale, fa un po' tipo. Sì, anche mi sembra che l'abbia detto anche Nadia Tempest, campagnola. Non lo so, molto ragazzo che va a raccogliere fiori, quindi non è particolarmente il mio stile, però. Ho detto proviamo, vediamo. Ho deciso di prendere un altro vestito molto più nelle mie corde ed è un semplicissimo vestito rosa cipria che va lungo, lungo, che sale sopra il ginocchio con i bottoncini qui davanti, attillato. E questo l'avete già visto su Instagram se mi seguite. Ovviamente ricordatevi di seguirmi sempre sul mio Instagram vittoria.milanese. Molto carino, il materiale mi piace. L'unica cosa, ma questo un po' con tutti i vestiti attillati, che quando camminate tende a salirvi, quindi ogni 2x3 io sono lì che me lo tiro giù, ma dettagli. Ok, poi non so se lo sapete, ma io ho una grandissima ossessione. Io la mia ossessione con i costumi, nel senso che potrei averne centinaia di migliaia, e quindi ho deciso di prendere un po' di costumi, anche perché su Zaful sembrano sempre un sacco belli. E quindi ho deciso di testarli anche per voi, cioè ragazze, quanto sono gentile. E ne ho presi uno, due, tre, quattro costumi.
Il primo costume è un po' particolare e non credo che lo potrò mai mettere perché nel pezzo sopra, che è questo qua, esce tutto! Perché mi sembrava carina l'idea di questo ferretto che sale qui sul costato, però molto carina l'idea, realizzazione un pochino meno. Anche qui ho preso la S per tutti i costumi, non credo che metterò mai il pezzo sopra perché, come vi ho detto, esce tutto. Però la mutanda è molto carina ed è questa. Più che altro mi piaceva tantissimo il colore e no, non ho neanche un costume di questa tonalità, quindi mi sa che abbinerò tipo un pezzo sopra normale e la mutanda la terrò perché c'è troppo bello questo colore. Poi ho preso questo costume bordeaux. Questo mi va bene. Anche qui il pezzo sopra è un po' striminzito, però non mostra nulla, quindi lo utilizzerò sicuramente, sono di quelli sempre arricciati. La mutanda è molto carina perché è sempre arricciata, però con la banda qua alta, non so come dirvi. Ho preso questo costume, questa è la mutanda. Sì, ho preso un po' tutte le forme tipo che salgono, delle mutande che salgono un po' sui fianchi perché slanciano la gamba, secondo me danno una bella figura. Ed è questo qui quadrettato, sembra enorme, però mi va bene. E il pezzo sopra, visto così, non si capisce niente. E il pezzo sopra purtroppo fa un po' difetto, nel senso che non mi calza alla perfezione. Probabilmente perché c'è questa parte qua dietro che è tipo un po' troppo grossa, anche le spalline sono troppo lunghe e non sono regolabili, quindi. Però è molto carino anche questo. Come ultimo costume invece, penso che sia il più bello e quello che mi sta meglio addosso tra tutti, è questo. Questa mutanda tipo, non lo so, stile mucca, non lo so, un po' così animalier, non ne ho idea. Molto carina, ma la sto tenendo nel verso giusto? Oh, sì. E il pezzo sopra mi piace perché mi va benissimo e soprattutto alle bretelline che si possono adattare, aggiustare. Non lo so, però mi calza molto bene. Ed è questo qui, molto simpi. Ragazze, questo è stato il mio shopping, diciamo, estivo da Zaful. Non vedo l'ora di mettere i costumi al mare. Come al solito vi lascio il link di tutte le cose qui sotto con un codice sconto se volete acquistare qualcosa. Io vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che posto, ogni volta che carico un video. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!